estenuante, soprattutto per chi, come facilmente possiamo immaginare, si trovava come la giovane ormai prossima al parto. Furono immersi in un incubo, anziché esserne sollevati, come avviene solitamente alla fine di un viaggio. Oggi ogni stanza della città era ormai occupata, persino lo stesso locandiere dovette dormire nella stalla, dopo aver ceduto persino la propria di camera, per il flusso anomalo di pellegrini. Niente smosse il locandiere, neanche le doglie ormai arrivate. Fu il provvidenziale suggerimento di un viandante che, mosso a compassione, indicò la grotta di vicino. Questa era abbandonata, dopo essere stata usata fino a poco tempo prima come stalla, vero che vi era ancora della paglia da usare come giaciglio. E così fu, come il viandante aveva detto. Dopo essersi sistemati, Giuseppe, da uomo buono e proprio, si mise vicino a lei a pregare. Ora lì, in quel posto umile, si compì uno dei misteri che più impegnano la fantasia e l'intelletto da più di 20 secoli. Il momento in cui il Figlio di Dio, fatto carne per la redenzione del mondo, vide la luce.